Cucina con Mauro. Oggi vedremo come preparare il ragù di peperoni. Vediamo assieme gli ingredienti: un chilo di peperoni, mezzo chilo di macinato, del sedano, due cipolle, olio, sale, vino nero. Andiamo alla preparazione. Andiamo a lavare i peperoni. Adesso che ben lavati, andiamo a disporre dentro una teglia da forno con carta forno. Andiamo a fornare a 200 gradi per circa 40 minuti. L'importante è che diventano neri sopra. Andiamo a infornarli. Adesso con un pelo patate andiamo a togliere i filamenti. Adesso andiamo a tagliarli. Ecco, sedano tagliato. Adesso andiamo a tagliare le cipolle. Andiamo a tagliare prima le cipolle bianche. Adesso andiamo a tagliare la cipolla rossa. Prendiamo un coltello capiente e mettiamo più o meno un paio di cucchiai d'olio. Andiamo a mettere le nostre verdure tagliate. Sedano. Tutte le cipolle. Facciamo fuoco. E andiamo a stufare per una mezz'oretta, fuoco basso, basso, basso. Ecco, i nostri peperoni sono pronti, li lasciamo raffreddare un attimino e dopo andiamo a spellarli. Dopo 10 minuti mettiamo un bicchiere d'acqua. Andiamo avanti con la cottura. Passati 40 minuti e mettiamo la carne.
Adesso andiamo a aprire il vino da mettere dentro per sfumare. Andiamo a sfumare col vino. Facciamo andare via l'acqua. Adesso che si sono raffreddati andiamo a togliere la pelle del peperone. Adesso mettiamo il sale. Andiamo avanti la cottura per qualche ora. Adesso andiamo a tagliare i peperoni. Dopo le due ore di cottura andiamo a mettere il liquido dei peperoni. È pieno di gusto. Andiamo a mettere tutti i peperoni. Facciamo andare per un quarto d'ora, 20 minuti ancora. Adesso che bolle l'acqua della pasta, andiamo a mettere la pasta. Facciamo cuocere 10 minuti, che è il tempo di cottura. Ecco che la pasta è pronta, andiamo a scolarla.
provare l'assaggio. Buono, fatelo.